All'estero sicuramente sono una realtà importantissima che se opportunamente sensibilizzata e organizzata anche istituzionalmente può dare dei risultati economicamente e socialmente rilevanti per le nostre realtà. Basti pensare agli scambi commerciali che possono svilupparsi, non più l'emigrato in maniera patetica o ricordo solo del passato, ma una realtà operativa dinamica che tenga conto anche delle risorse dei giovani, delle donne che possono con loro sviluppare scambi. Sicuramente ottimi sono stati gli scambi che abbiamo avuto in America Latina, dove abbiamo potuto mettere in gioco delle risorse produttive locali con delle risorse produttive dei nostri figli emigrati. Per non parlare anche in Europa, abbiamo avuto scambi nel nord Europa, abbiamo avuto scambi un po' dappertutto e questo sicuramente è servito anche a migliorare la qualità dei rapporti, a sentirli vicini e a far sì che si creassero quei ponti ideali per un buon lavoro. Oggi un emigrato diciamo che è curato, non si sente più solo, sa che può contare su delle comunità ben organizzate qui localmente, ma questo non deve finire, necessita una continua spinta in tal senso per poterli fare sempre sentire vive e anche istituzionalmente creare quei presupposti, quelle condizioni di miglioramento, anche se qualcuno volesse tornare indietro, aiutarlo, dare le possibilità non solo col diritto di voto, ma anche con un diritto concreto di partecipazione alla vita sociale locale. Flatfoot Moody with the fine boy. Flatfoot Moody with the fine boy.